Pensando sempre a cosa fosse meglio per il paziente e non sta facendo mai. Quindi il ricordo, ed è l'ultima domanda, il ricordo in attesa anche del, diciamo, dei riconoscimenti per San Giuseppe Moscati. Naturalmente, è stato il santo medico che ha insegnato a tutti i medici la loro missione, diciamo, perché questa è la missione che dovrebbe essere di qualsiasi medico. Quindi riconoscimenti che non tarderanno anche a venire a San Giuseppe. Una struttura simile nell'ambito del comprensorio? È importantissima, perché il paziente va seguito con affetto e dedizione da parte di tutti i medici e dei paramedici, perché non è solo un malato, non si cura solo la malattia, si cura la persona. E questa associazione tende ad assicurarsi che la persona sia ben protetta. Quindi l'humanitas, da humus, da cui anche homo, basso come la terra, umile come la terra. Naturalmente, infatti ci sono anche delle associazioni che si chiamano Humanitas. L'umanità è la cosa principale nella seguire un paziente, non si può abbandonare nel letto come una cosa. Quindi diceva Terenzio, homo sum, nihil humano alieno a me puto, sono uomo, niente di ciò che sia umano non è punto lontano da me. Lei è d'accordo con questa massima? D'accordissimo, signorina, d'accordissimo. E perché è opportuno secondo lei intitolare questa struttura ad Almerigo Tortorella? Perché forse mio marito, il dottore Almerigo Tortorella appunto, ha dato la vita per questo concetto. È sempre stato un medico che metteva prima il paziente e poi la medicina. È stato sempre un grande chirurgo, per la verità. Alessandro Coppola, segretario generale dell'Associazione per il diritto alla salute del cittadino, col dottore Vincenzo Sica. Lei è contento di quello che sta attuando il dottore Sica in questo centro piccolo della Valle dell'Irno? Veramente contentissimo, perché il dottore Sica, quello che sta facendo oggi in tutto il comune, è una cosa che va bene per tutti i pazienti che oggi si stanno lamentando, che andando in ospedale non ci sono posti. Noi corriamo anche all'ospedale insieme al dottore. Una cosa che io non credevo. Siamo partiti con 50 associati, oggi siamo a 1400 associati. Una cosa veramente stupenda. E questa struttura gode di una sala convegni, di una sala medica, di un ambulatorio, dettagli tecnici anche per lei oltre che dal dottore Sica. Certo, come avete visto questa struttura fa parte per quanto riguarda il pronto soccorso, una struttura per quanto riguarda dove si fanno le riunioni e altre cose. E quindi anche lo studio, l'umanità da parte del santo medico Giuseppe Moscati, che noi dovremmo ricordare, che dovremmo omaggiare, nelle parole del dottore Sica e nelle parole di Alessandro, gode di una sua, diciamo, umanità, appunto la mission medica, non arrivare al 27 del mese, ma aiutare soprattutto i pazienti anziani, e sono molti. Certo. Io quello che tenevo a dire per quanto riguarda la nostra struttura, la cosa più bella che fa il dottore Sica, che oggi è l'unica persona da circa da 2 anni, come sappiamo che l'ospedale Fucidio di Mercato San Severino sta per chiudere, dal 22 di dicembre 2015, l'unica persona, ma veramente l'unica, perché io oggi sono quasi 2 anni che giro con il dottore, lo accompagno a fare visita, lo accompagno dappertutto. È l'unica persona che riesce ancora oggi a manifestare, a non far chiudere questo ospedale. Col dottore Sica, presidente dell'Associazione Cittadino, questa nuova inaugurazione in via Pecoraro all'Ancusi di Fisciano porta la sua firma, e opera sua. Dottore, perché questa struttura? Questa struttura serviva nel comprensorio, cosa ha di diverso rispetto alle altre case famiglia oppure ambulatori? Innanzitutto questa associazione nasce dal fatto che io sono andato in pensione e ho detto: perché non devo mettere a disposizione
dei miei concittadini, dell'intera Valle dell'Irno e anche di Salerno la mia esperienza? Io il medico l'ho fatto sempre come missionario e come tale noi non prendiamo soldi dalla gente. Se vogliono dare un regalo, danno un regalo. L'iscrizione, pensate un poco, è di 5 euro e 2 euro al mese. Questo è tutto. Però di particolare è che questa struttura ha un pronto soccorso, ha un medico 24 ore su 24 e già in 4-5 mesi abbiamo fatto circa 100 interventi in ambulatorio, circa 200 interventi al pronto soccorso e circa 200 visite nel reparto di cardiologia, medicina, urologia, chirurgia. Il paziente non è un numero e non è abbandonato a se stesso. Quindi il medico come mission, una famiglia appunto. È una famiglia, quindi lo Stato dovrebbe tener conto di queste strutture e quindi crearne perifericamente parecchie. In questo modo risparmia denaro e chi vuol fare il medico le deve fare per missione. Qua addirittura si parla di visite di 150 euro con questi tempi. Qua si viene senza carte, si fa un elettrocardiogramma, ti diamo la diagnosi e che le vuoi dare dai. Vuoi dare 5 euro? Dai 5 euro. Vuoi dare 10 euro? Dai 10 euro. Ma non prendiamo mai, non chiediamo mai un onorario. Quindi un qualche cosa che mancava da questo punto di vista sul territorio. Alcuni dettagli tecnici e poi ci spieghi perché questo vostro, questo suo, anzi biscuso, ambulatorio è stato poi riattato a casa famiglia, diciamo a centro di salute per il cittadino. In verità io qui tenevo due stanzette dove, oltre a stare in ospedale a Solofra, a Polla, aiuto primario alla clinica Tortorella, docente Anzi, con tutte le mie attività, questo ambulatorio funzionava con attività mutualistica. Non ho mai voluto fare il medico privato per non togliere dalle tasche della gente questi soldi, e soprattutto in questo periodo. Quindi poi qui erano venuti dei fisioterapisti che abbandonarono la struttura. Noi l'abbiamo riattivata, è una struttura bellissima, e gli dico una cosa nuova. Non esiste nella provincia di Salerno e in Italia. E per quanto riguarda... una simile organizzazione, una simile associazione. Le ultime due domande. Una, diciamo, secondo lei la popolazione anziana di Fisciano e della Valle dell'Irno è costantemente monitorata? Come è trattata? Che cosa vive? Per quanto riguarda il monitoraggio, i nostri concittadini vanno dal medico, si visitano, fanno la terapia e con quella marea di gente che ci sta, oberati da quel lavoro, si trascura un poco la parte medica. Invece dobbiamo invertire la cosa. La parte medica è la prima. Pensate che qui una visita internistica fatta da me, che tengo 40 anni di ospedale, dura un'ora. La nostra è prevenzione. L'altro giorno abbiamo avuto due pazienti, uno con 300 di massima e 110 di minima. L'abbiamo assistito subito, abbiamo fatto il pronto soccorso. Quindi non facciamo affollare il nostro pronto soccorso. Per fatti più gravi addirittura si presentano con un mal di denti. L'ultima domanda, quindi un'attenzione costante soprattutto agli anziani che sono parecchi in questo paese. L'ultima domanda, ultimissima, è sull'ospedale Fucito. Lei ha sempre attuato una dura lotta. Che ne pensa adesso di quello che sta succedendo, l'atto aziendale e quant'altro? Le do una brutta notizia, anche se io non lascio la presa. Infatti sono l'unico dal 2015 che conduco la mia battaglia. La colpa è dei politici. I politici si devono attivare subito. Ma chi si deve attivare? Non sono i politici.
Io sto stimolando la gente a partecipare a questa mancanza. E vi dico una cosa, è una primizia. L'ospedale sarà ridotto, ma sarà ridotto di parecchio. Sarà un pronto soccorso con una stanteria. E poi naturalmente vengono deviati a Rocca d'Aspite, vengono deviati a Oliveto Citra, a Nocera. Il San Leonardo poi, noi ne parliamo proprio, è sovraffollato. Grazie. Prova. Consigliere regionale Tommaso Amabile, già sindaco di questo stupendo paese della Valle dell'Irno. La continuità, quindi la mia domanda è sulla continuità rispetto alla comunque brava e valida amministrazione di Vincenzo Sessa. Che cosa lei ha attuato, cosa vorrebbe attuare, cosa porta soprattutto in Regione Campania dal governatore riguardo appunto le politiche sociali, dato che lei è preposto appunto alle politiche sociali? Ieri abbiamo tenuto un importante convegno sulla sanità, abbiamo parlato dell'ospedale Fucito, quindi abbiamo posto al centro dell'interesse della Regione Campania anche il destino di questo presidio ospedaliero, che è il riferimento importante del nostro territorio, delle nostre comunità, ma anche e soprattutto della Università degli Studi di Salerno. Come tutti quanti sappiamo, questo presidio è funzionalmente collegato all'azienda ospedaliere Ruggi e d'Aragona, è una propaggine importante. Nell'atto aziendale sono previste una serie di ipotesi di valorizzazione della struttura ospedaliera e anche di una risposta che sarà data sicuramente alla comunità della Valle dell'Irno. Nelle more, con le tante difficoltà che ci sono, la struttura che stasera inauguriamo prende il via qui a Lancusi, tenta di dare una risposta immediata, intermedia anche rispetto ai bisogni, diciamo, di maggiore rilievo legati al diritto alla salute, che è una risposta che il territorio, grazie all'impegno di volontari come il dottore Vincenzo Sica, è riuscito a mettere in campo col concorso e con l'aiuto di tanti altri, e diventa un punto di riferimento importante all'interno di questo territorio e di questa comunità, prima di avere un approccio con le strutture sanitarie pubbliche, che hanno il compito di assicurare il bene della comunità e quindi assicurare anche il diritto alla salute, che è un bene primario della persona. Di concerto e di accompagnamento a questo bisogno primario, le politiche sociali, che fanno riferimento anche alla commissione che io presiedo, hanno messo in campo una serie di azioni, una serie di iniziative, a partire dalla legge sul bullismo che è stata approvata di recente, al sociologo del territorio che va a potenziare i piani di zona per le risposte che devono dare alle fasce più deboli della popolazione, della comunità, quindi una sinergia a volte così, diciamo, intercomunale, interprovinciale, interpersonale anche. Certo, ma il confine tra il bisogno del diritto alla salute e l'attenzione verso le fasce deboli camminano e devono camminare di pari passo, per cui molte volte abbiamo anche sedute congiunte della quinta e della sesta commissione, la quinta è la commissione sanità, la sesta è quella del welfare, delle politiche sociali, perché l'interesse comune è quello di riuscire a dare le risposte che la comunità e i territori si aspettano. A questo siamo chiamati noi eletti dal popolo. Nel momento in cui mettiamo in campo azioni che mirano a dare risposte di questo tipo, non facciamo altro che il nostro dovere, che è il mandato che dobbiamo onorare, avendo chiesto il consenso dal corpo elettorale. È stato molto esauriente. L'ultima parola, l'ultimo step per quanto riguarda questa intervista. Dati alla mano, che lei sappia, per quello che lei può valutare, quali sono i livelli di assistenza e soprattutto di cura, di attenzione alle popolazioni anziane, ma anche ai portatori di handicap e altre fasce, categorie più deboli?
Alle fasce più deboli ci pensa il welfare, le politiche sociali mirano a questo. Il livello essenziale di assistenza è la nuova scommessa che è chiamata, che ha raccolto e che è chiamato a portare avanti la Regione Campania. Il Presidente De Luca si sta spendendo su questo versante. Le reti, perché questo è importante, le reti cardiologiche, la rete dell'ICTUS, nel momento in cui andranno a regime siamo convinti che riusciranno a dare quella risposta qualitativamente più alta e migliore, che servono a mettere in sicurezza anche le tante persone che hanno bisogno nell'immediatezza di cure urgenti. Il tempo di intervento è essenziale, determinante, perché se non si riesce a farlo nei tempi necessari rischia la risposta di non essere soddisfacente rispetto al bisogno del paziente. Quindi siamo protesi su questo, si va ad una nuova governance, a una diversa organizzazione dei bisogni della persona. È una grande scommessa, credo che tra qualche tempo saremo anche in condizione di tirare i risultati, di tirare le somme, e credo che saranno sicuramente soddisfacenti per l'intera popolazione della Regione Campania. Un'ultima battuta da parte sua sul piano di rientro della Regione Campania e dell'impegno di De Luca, del governatore De Luca. Risultati positivi li abbiamo già, si sono ridotte le liste di attesa. Sono state anche superate le difficoltà legate ai budget per l'assistenza sanitaria, per le prestazioni sanitarie che terminavano in precedenza già nel mese di agosto, di settembre, con la fine dell'estate. Oggi riusciamo ad assicurare le prestazioni specialistiche per tutto l'arco dell'anno, delle risposte, quelle più urgenti già sono state date, sicuramente il servizio deve essere migliorato e credo che quello che si sta facendo anche col superamento del blocco del turnover, che significa immettere nel comparto sanità personale necessario. La legge 161. Noi abbiamo carenze di circa 10.000 unità nel comparto sanità tra medici e paramedici e operatori sociosanitari. Credo che tra non molto riusciremo a dare anche le prime risposte su questo versante e sono convinto che anche la nostra sanità, quella campana, diventerà una sanità di eccellenza in linea con le migliori regioni del nord del paese. Criminologa Divana Porta. Qual è il ruolo di un criminologo in un'associazione similare? In questa associazione è stato dato uno spazio ad un servizio che è rivolto a tutti i cittadini che hanno bisogno di una prima consulenza verso i servizi alla persona, quindi che hanno problemi rispetto al sostegno psicologico, a chi rivolgersi, a come rivolgersi, che sia il problema della tossicodipendenza, del problema alimentare, quali servizi ci sono sul territorio e soprattutto quali possono essere i servizi collegati con i servizi sociosanitari presenti sul territorio. Anche riguardo la violenza di genere, e adesso parliamo anche con l'avvocato Serena Sica. Violenza di genere, violenza sulle donne, violenza sui minori, sì, siamo specializzati in questa materia e quindi offriamo il servizio a tutti coloro che vogliono, hanno bisogno di un... Gratuitamente? Sì, lo offriamo gratuito, il consulto, il percorso, sì. A tutte e due, come voi avete conosciuto il dottore Sica, in quale occasione? Perché poi avete scelto tutte e due di aggregarvi a questa bellissima associazione? Io ne ho sentito parlare dall'amica avvocato Serena Sica e quindi ho appoggiato subito questa proposta, perché mi è piaciuta moltissimo, perché è un servizio effettivo, reale sul territorio e perché è un servizio gratuito che si propone di aiutare il prossimo e fornire un servizio reale, un consulto, perché spesso le persone non sanno a chi rivolgersi e come fare. E invece per lei? Anche per lei questo fatto di essere localmente vicini al globale, anzi al locale? Sì, perché comunque io sono originaria di Fisciano, ho vissuto a Penta, il dottore Sica è il medico di famiglia, oltre amico della mia famiglia di origine, da oltre 40 anni, per cui noi lo appoggiamo fortemente, ci crediamo e quindi andiamo avanti. E le vostre famiglie, quelle di tutte e due, la sua e la sua?
Cioè, riuscite a conciliare tutti gli impegni che sicuramente una criminologa e un avvocato hanno rispetto anche alla famiglia, alla carriera, eccetera? È uno degli impegni che si inserisce nell'attività professionale di ognuna, quindi noi abbiamo deciso di dedicare delle ore pomeridiane una volta alla settimana, questo generalmente, quindi vede il nostro coinvolgimento un pomeriggio. Noi siamo in un'associazione dalle 5:30, alle 17:30, alle 19:30 del giovedì, tutti i giovedì. Ovviamente per necessità o emergenze abbiamo garantito reperibilità continua. E invece per lei? Il giovedì dalle 17 alle 19:30 e con il numero della reperibilità sempre. Non ci sono rivalità tra voi? Non siete colleghi e amiche, non rivali? Assolutamente, a parte lei è un avvocato penalista e io sono un criminologo, quindi lavoriamo benissimo insieme perché i nostri sono lavori complementari. L'avvocato generalmente necessita di un criminologo e il criminologo necessita dell'avvocato, cioè l'utente necessita di entrambi i pareri. Il fatto che siamo amiche agevola il nostro lavoro. E nella Valle dell'Irno, secondo lei, secondo loro, voi, secondo tutte e due voi, ci sono problemi di, oltre che di tossicodipendenza, anche di violenze di genere, problemi che meritano appunto il consulto di un esperto tipo appunto un criminologo e un avvocato? Risponde lei? Sì, ci sono problematiche che riguardano come per esempio il bullismo nelle scuole, quindi io ho bisogno dell'apporto, il sostegno del criminologo e non c'è informazione nella Valle dell'Irno, per cui noi ci rivolgiamo all'istituzione scolastica e siamo proprio pronti con l'associazione a partire in questo senso, a organizzare formazione, cineforum, sensibilizzazione nei confronti delle istituzioni, ma far capire proprio anche ai genitori e al ragazzo stesso di una fascia di età specifica che cos'è e a che cosa va incontro. Quindi praticamente anche questa associazione come diciamo sostitutivo però palliativo, adesso entriamo nel campo medico, comunque delle istituzioni come la famiglia, la scuola e la chiesa. Complementare, più che sostitutivo è un complementare, i servizi alla persona come l'informazione e la sensibilizzazione non possono che essere un complemento e un ausilio per in questo caso i ragazzi ma anche le donne, i minori, se immaginiamo la violenza in famiglia, la violenza sui minori o la violenza sulle donne, ha luogo in famiglia. Quindi qualsiasi servizio in più che nasca sul territorio non può che essere un ausilio per la donna perché abbia il coraggio, un aiuto necessario ad uscirne fuori. E invece lei, avvocato, ultima domanda per le categorie protette tipo portatori di handicap sulla sedia a rotelle? Vabbè, noi diamo il nostro sostegno, ci attiviamo presso altre associazioni per poter garantire loro un percorso migliore. Siamo con Carmine Napoli e con la consorte dolcissima Carmela Napoli. Carmine fa parte del direttivo dell'Associazione per il diritto alla salute del cittadino e soprattutto si occupa della questione ambientale. Carmine, qualche battuta sul suo ruolo all'interno dell'associazione e su quello di sua moglie? E niente, io quando il dottore mi ha proposto di far parte di questa associazione, io con piacere ho aderito perché io ci tengo tanto per l'ambiente e cerchiamo di, se è possibile, per quanto ci è possibile, di migliorare un po' l'ambiente perché noi viviamo in un territorio dove la maggiore cultura è il nocciolo e il nocciolo purtroppo ha bisogno di molti trattamenti, cominciano a fare il diserbo anche sotto i castagni da tutte le parti e questo praticamente sono tutti prodotti cancerogeni che danneggiano la salute di tutti i cittadini. E quindi le sue esperienze pregresse in questo campo sono sulla coltivazione, anche perché il mangiare biologico adesso è diventato un'esigenza non solo per i vegani e alimentaristi, ma per tutti, in quanto tutto è inquinato, tutto è come gli OGM, tutto industrializzato. Anche per questo, noi per esempio sul territorio non abbiamo, da altre parti io ho visto che i comuni hanno organizzato dei gruppi di guardia che vanno a vedere sul territorio, qui praticamente il controllo è inesistente.
E per quanto riguarda il cancro, che ruolo ha l'alimentazione secondo lei in quanto riguarda appunto il cancro al colon, al pancreas, eccetera? Io da quando ho potuto documentare, praticamente il diserbante che usano sotto il nocciolo e sotto i castagni sono delle particelle talmente micro che vanno addirittura nelle falde acquifere, quindi inquinano anche, diciamo, noi sul territorio non abbiamo, diciamo, delle persone adatte che controllano sia l'acqua sia... Tipo guardie ambientali, anche volontari, lei che ne pensa? Magari si potesse istituire un gruppo di guardia ambientale, ma anche per quanto riguarda la spazzatura che depositano su tutte le strade del comune di Fisciano. Ma questo anche a San Severino è un fatto atavico. Lei invece cosa vuole dire alla nostra telecamera che andrà su tutti i canali di YouTube? Dove stanno le abitazioni dovrebbero limitare un po', solo questo, perché è invivibile la situazione. Lei è soddisfatta di stare nel direttivo di questa associazione? Abbastanza. Vuole dire anche altre cose? Che cosa vuole ricordare al dottore Sica e ai nostri, diciamo, spettatori? Niente, la collaborazione di tutti i cittadini perché si possa vivere meglio, diciamo, evitare questi spargimento di rifiuti in tutto il comune. E quindi lei che consiglio sentirebbe di dare ai suoi concittadini e agli altri residenti di altri paesi nella Valle dell'Irno? Io li consiglio che praticamente saranno sicuramente più vivibili da persone civili se facessero la differenziata e quindi praticamente si impegnano a mantenere l'ambiente pulito.